Consegna alla squadra la medaglia d'oro. È stata la squadra US Polo a trionfare nella prima tappa stagionale d'Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Sport Equestri. Quest'anno sul campo innevato di fiamme, il trofeo intitolato proprio a US Polo se lo sono aggiudicato tre francesi, Sébastien Aguetin, Patrick Paillon e Mathieu Dalfos. Un ritorno, quello sulle nevi di Cortina d'Ampezzo, che è stato particolarmente apprezzato anche dal pubblico, con oltre 1000 spettatori per ogni serata, che hanno potuto godere anche di una raffinata lounge allestita da Natuzzi, musica della discoteca ampezzana Bilbo e degustare i piatti dello stellato Graziano Prest. Come Federazione Italiana Sport Equestri siamo entusiasti di essere tornati a Cortina. Questa è la quarta edizione dell'Italia Polo Challenge. È un appuntamento che finalmente ha permesso di avere un torneo internazionale di altissimo livello con tutto il pubblico intorno a noi, e questo ci riempie di entusiasmo e di orgoglio sia per il risultato raggiunto sia per quanto altro c'è ancora da fare. Come Federazione Italiana Sport Equestri crediamo molto nel polo come disciplina, uno sport di squadra che quindi coniuga all'amore di ciascun cavaliere con il proprio cavallo anche il gioco di squadra con i valori di partecipazione e coinvolgimento che rappresenta. Grande soddisfazione anche per gli organizzatori, così come per l'amministrazione di Cortina, che vede in questo modo ormai consolidato un altro evento sportivo all'interno del già ricco calendario di appuntamenti della stagione invernale della Regina delle Dolomiti.